Have a nice week. Lucetti. Dopo aver sofferto di male al collo piuttosto intenso, direi quasi cronico, per circa un anno, decido, visto che mi trovo qui a Bali, di fare una visita ad uno dei loro guaritori magici, come vengono definiti. E la maggior parte delle persone mi dice che non è una buona idea, che sicuramente, ovviamente non delle persone del luogo, mi dice che sicuramente ridurrà il mio collo in gelatina e che dovrei astenermi da qualunque tentativo di curarmi in questa maniera. Ma io continuo a pensarci e alla fine mi dico, beh, visto che nessun medico occidentale è riuscito a darmi una mano, non è riuscito a trovare le cause, non è riuscito a risolvere il problema, perché non tentare? E così faccio visita a questo guaritore. La scena è piuttosto buffa, comincia a manovrare diversi punti della schiena e del collo e in meno di 20 minuti mi dice che ha finito. A quel punto comincio a girare il collo a destra, a sinistra, mi giro completamente indietro e mi sembra di essere una persona nuova. Non sento più dolore, se non un fastidio che praticamente può essere pari al 5% di quello che sentivo prima. E a quel punto gli chiedo, strabiliata, ok, quando devo tornare? E mi dice, mai più. Sei guarita, è finito. Continua a restare seduta così a lungo ogni giorno e dovrai tornare. Smetti di farlo e sei a posto per sempre. L'affermazione del guaritore mi colpisce a tal punto che decido di fare un pochino di ricerche. Lo sapevi che un adulto che trascorre la maggior parte del suo tempo seduto ad una scrivania durante la giornata è soggetto ad un tasso di mortalità del 50% più alto anche se si allena 7 ore a settimana? Facciamo un passo indietro, facciamo due calcoli, anche se non sono brava in matematica. Ci svegliamo la mattina e la prima cosa che facciamo una volta usciti di casa, dopo aver fatto colazione, presumibilmente seduti, è quella di restare in macchina per poi trasferirci sulla sedia della nostra scrivania in ufficio e restarvi incollati per circa 8 ore al giorno. Poi usciamo dall'ufficio e di nuovo nella nostra macchinina, sempre seduti, torniamo a casa. C'è la cena che ci aspetta, sempre seduti, e poi paparanzati sul divano. Come possiamo immaginare che dopo aver trascorso dalle 9 alle 10 ore seduti ogni singolo giorno, un'ora al giorno di allenamento o di movimento possa compensare? È impossibile e diciamoci la verità, chi ha tempo di andare in palestra o di allenarsi ogni singolo giorno? Ma c'è un'ottima notizia in tutto questo. Infatti non è che dobbiamo necessariamente aumentare il tempo in cui siamo attivi durante la giornata, ma dobbiamo cercare di diminuire il tempo in cui siamo totalmente inattivi. In altre parole, dobbiamo stare meno seduti e camminare un pochino di più. Secondo Tom Rath, l'autore di Eat, Move, Sleep, tutto quello che ci serve è camminare solo 10.000 passi al giorno. So che sembra tantissimo, ma in realtà è ottimo il fatto che basti veramente solo camminare. Possiamo includerci tutti gli step e i passi che facciamo per andare dal letto al bagno oppure dall'ufficio alla macchina e viceversa. Se contiamo una media di 100 passi al minuto, tutto quello che ci servono sono soltanto 100 minuti al giorno. Tutto quello che devi fare è aggiungere un reminder al tuo smartphone e semplicemente ricordare di farti una camminata o intorno all'ufficio oppure semplicemente fuori in cortile per circa 15 minuti ogni 90 minuti circa. Se il tuo capo è uno stronzetto e non te lo lascia fare, allora opta per 3 pause di 15 minuti durante tutto l'arco della giornata e poi cerca di trovare lo spazio per una camminata di mezz'ora, 40 minuti la mattina prima di andare al lavoro oppure la sera prima di andare a dormire. Se deciderai di camminare la mattina, tra l'altro, questo ti aiuterà a aumentare sia creatività che concentrazione per tutta la giornata, mentre se deciderai di farlo la sera prima di andare a dormire, ti aiuterà a conciliare il sonno. In entrambi i casi, due piccioni con una fava. Qualunque cosa scegli di fare, ricorda che 10.000 passi al giorno levano il medico di turno. Quindi, perché non cominciare subito? Spegni il tuo aggeggino elettronico che hai tra le mani e alziamo il sederino per una bella camminata. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce. Non sei ancora parte della Svolta School? Che cosa aspetti? Visita lasvoltaschool.com e unisciti alla prima scuola in Italia per la tua crescita personale.